abbiamo vita, poi usiamo questo, prendiamo un altro po' di vita, ok. Scusate, dai. Perfetto. Riusciamo ad ucciderlo? Beh, perché non mi dà il du... Cazzo, non ho più mana, perfetto. Scappare. Scappare. Ragazzi, in questo caso dobbiamo aspettare che si recuperi un po' di mana, perché se non si recupera un po' di mana siamo fottuti, fritti e frittuti, morti, tradotto. E non abbiamo neanche la magia, sì, la magia, ciao, la pozione di recupero mana. Ora scappiamocela con tutta calma. Appena arrivo da questa parte mettiamo in pausa tattica e usiamo questo. Non ho fatto mai così schifo, ero sempre riuscito a prenderla al primo colpo, però per velocizzare ho voluto correre e ho fatto una stronzata. Quindi prendiamo, perfetto. Vai. Ti prego, almeno due, almeno tre volte riescimelo a fare. Una. Niente. Ok. Via. Via, 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 via. Via, 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 via. Via, via, via. Quello si è buggato, slash glitchato, slash non so che fine abbia fatto. E questo è un problema. Oh, si è buggato. Ciao, soldato buggato. Ma resta pure lì. Non è un mio problema, è un tuo problema. Non mi faccio troppo. Oh, perfetto, che bello. Si è glitchato del tutto. Lo so, ragazzi, che questa è una parte molto noiosa, però purtroppo ho fatto quella cazzata lì prima e niente. Ok, ho di nuovo abbastanza mana. Pausa. Due. Dai. Pam. Perfetto. E scappiamo di nuovo. Aspettiamo di avere un altro po' di mana. Ok, l'altro è ancora lì. No, l'altro è veramente così è glitchato, buggato. Ah, ok. Ah, praticamente il gioco l'aveva confuso con un come si dice, con un arciere di quelli che attaccavano il nano, perché quella è una cosa che dice quelli con gli arcieri che attaccano il nano, no? Il nano Fognim. E quindi evidentemente si era buggato per questo. Wow. Figo, sì, molto. Ora, che cosa fare? Cosa fare? Semplice. Si torna indietro, ci si vede. Vedi? Il gioco pensa che sia un arciere, quindi non fa andare su perché l'arciere può stare su e soltanto lì. Che bastardate, lo so ragazzi, questa è una parte, ripeto, noiosa, ma ripeto, ho fatto quella stronzata, non dovevo farla. Una cosa, non l'ho detto nell'episodio precedente, per cercare di non uccidere Honto, l'unico modo è andare con Kano, se no dovete per forza andare con For... Se, no, sbagliato io. Se invece volete uccidere comunque Honto, andate con Forgmin, perché Forgmin incontrerà comunque Honto e dovrà per forza ucciderlo. A differenza
con Kano che potrete evitarlo. Ok, dovrei riuscire a farcela. Tre colpi si riesce ad assestare bene. Uno e due. Perfetto. Perfetto. Ora, mentre quell'altro è ben lì glitchato, portiamo via tutto questo. Guariamo Sì. le nostre ferite. Dobbiamo usare le come si chiama? Le bende e usare il talento balsami. Aumento a tutti, aumento pure al massimo. Beh, è molto utile in questo caso. Un 9 è abbastanza buono come talento balsami se dovete solo fasciarvi, quindi già così è abbastanza. E ora Sì. tocca a me. Vai. Ora facciamo che si rimettano in piedi tutti quanti. Perfetto. Ora devo ri Di nuovo, perché quando Ai. prendi una ferita mortale devi, sei fortuna, sei un talento balsami alto, può essere che ti curi tutte le ferite in un colpo solo, se no prima ti cura le ferite, la ferita grave, e poi devi rifarti curare, cosa sto facendo? Devi rifarti curare le ferite più lievi. Comunque trasforma la ferita grave in una ferita lieve, possiamo dire anche così. Perfetto. Siamo tutti al massimo. Andiamo a uccidere quella guardia glitchata, buggata e quant'altro. Con molta tranquillità, non userò neanche il mana, userò una finta di Kano e qualche attacco speciale di Flayris. Flayris, come sei Sì. equipaggiata? Sì. Perfetto. C'è ancora quella guardia? Sì, è lì, che è glitchata totalmente. Oh, sembra essersi sglitchata. No, niente da fare. Quindi. Oh! Che cos'è questo bianco e nero? Ah, era durante un fulmine, un lampo! Pensavo mi è andato a puttana in gioco, cazzo! Wow! No, invece no. Sì. Attacco questo. Arrivo, E una finta arrivo. di Flayris e via. Dovrebbe essere abbastanza. E tu chi sei? Sapessi. Vedi, continua a dare l'allarme come se fosse uno che stia qua. Invece no, quello l'abbiamo ucciso subito. Allarme. Fottuti glitch di gioco. Non pensavo fosse. Non mi aveva fatto, mai fatto sti bug. Evidentemente dagli ultimi aggiornamenti si è buggato un po', eh. Va bene, va bene. Ok, ora vediamo Kano che fa saltare la balestra quella grande. E siamo passati. Perfetto. E così per ora ci è andata bene. Hai dimostrato di essere piuttosto abile, a parte Ecco, qualche se piccolo incidente. Comunque è un bene che non abbia concordo. seguito altre indicazioni. Se avessimo fatto come si chiama? Onto alla perfezione, nonostante io non l'abbia mai fatto più o meno. L'avrò fatto una volta, forse. L'avrò fatto una volta, forse, non lo so.
Non credo di averlo mai fatto. Non mi ricordo, ho già giocato. Ho fatto quella parte veramente tante volte. Se non avessimo ucciso Dante, se non fosse successo quella cosa con la guardia, ci sarebbe detto che abbiamo fatto la perfezione. Mi sembra che solo una volta me l'abbia detto, sì, quindi probabilmente una volta non l'ho evitato. Beh, se non avessi stato le guardie, per noi sarebbe stato molto più difficile. Perché hai tanti problemi con lui? Certo, è duro come una roccia, ma è anche altrettanto cocciuto. Non ha un grande rispetto nei confronti del dio Volpe. Inoltre, il nostro primo incontro è stato... infelice. Infelice? Lui e Ardo mi hanno sorpreso mentre svolgevo un compito. In omaggio a Fex. Per farmi perdonare ho promesso di aiutarli a trovare... E qui cominciamo a vedere gli altarini che si scoprono. Grazie all'astuto, a Ferdok, ho scoperto che si trova coi pirati. Per questo li stiamo cercando. Ma ora basta, dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti. Perfetto! Siamo arrivati fin qua. Prossima cosa da fare è entrare qui. Ma per ora non ne ho tempo, credo. No, non so quanto ci ha messo, ma non vorrei fare uscire un episodio troppo lungo. Quindi da Benny94Full è tutto, e al prossimo video.